Benvenuti ad un nuovo video commento con le finali del Conclave. Oggi abbiamo la finale del torneo locale di Ravenna, che si è tenuto sabato 30 aprile. Si è tenuto presso il Magic Time di Ravenna e ringraziamo subito Nicola Marchi, il solito Nicola, che ha realizzato le riprese per noi. I protagonisti sono Federico Pasolini, che vedete sulla vostra destra, se non sbaglio, con uno Stark Fedeltà, e sulla vostra sinistra invece troviamo Alessandro Zanardi, che invece gioca uno Stark Signore del Guado. Con me al commento oggi abbiamo Fabio Scotti. Ciao a tutti! Ok, quindi due Stark a confronto, uno più tradizionale, diciamo uno Stark Fedeltà. Vediamo come l'avrà settato poi il nostro buon Jaqen. E invece dall'altra parte uno Stark un pochino meno tradizionale, uno Stark Signore del Guado, che è un'alternativa. È un coraggioso, è il coraggioso. Alla fine, in cioè non so quante sfide, cioè come farà le sfide. Però... Allora, diciamo che sicuramente il problema di giocare Guado è per la quantità di carte con Ricone e Intrigo che possiamo schierare nel mazzo. Diciamo che però... possiamo avere delle alternative, che adesso noi non sappiamo ovviamente come lo gioca Alessandro, però... Ah, qui sono già al setup, siamo già al setup, e come attenzione. Vediamo, adesso l'intrigo non è un problema per il nostro... Vabbè, sì, abbiamo Catelyn. Sì, abbiamo la Catelyn del Maestro corset Luwin. E Maestro Luwin con sopra una, direi, una Nimeria. Lady. Nimeria o Lady? No. Non si capisce. No, Nimeria non può essere perché andiamo sopra con i costi, direi che è Lady. Dall'altra parte c'è la Sansa nuova dell'espansione dell'Axe degli Stark, sì, e Eddard doppio, in duplice copia, sempre espansione dell'Axe degli Stark. Quindi mi devo arrendere all'idea che è meglio del vecchio, cioè ho capito giocandolo che... Beh, ti accelera tantissimo, è veramente straforte per il costo che ha, ovviamente... Allora, tutte e due con la 501 perché vogliamo giocare un Lord o sì, una Lady a seconda. Si parte di nobile causa, tirano, Jaqen decide di partire lui. Eh beh sì, il buon vecchio Jaqen, figurati. Sì. Allora, tutte e due però... Ah no, setup interessanti per tutti e due comunque. Ma migliore l'altro, il Guado. Setup a 4, non setup a 3, con già economia. Sono d'accordo, però ti dico che per esperienza quell'Eddard... Ah no, quell'Eddard andrà ad accelerare tantissimo. Se tappato sì. Rischia di veramente di accelerare. Adesso così vediamo tanto. Un attimino cosa giocherà Jaqen e cosa giocherà il nostro Alessandro. Allora, vediamo un po'. Contano gli ori. Jaqen ci pensa, pensano tutti, continuano a pensarci. E tiriamo fuori gli ori, dai. Va bene, allora vediamo un attimo. Ovviamente qui non c'è un matchup favorito di base, quindi non possiamo dirvi niente. Sono due filosofie di mazzi probabilmente anche abbastanza simili. Già che in tutto sommato non lo gioca così controllo, lo gioca abbastanza una versione abbastanza rush. E Guado comunque anche lui, però accede. Attenzione, perché il Guado si è andato a mettere dentro un doppio pesce nero. Comunque volevamo precisare che Jaqen ha vinto l'iniziativa, ma ha deciso di far partire il suo avversario. Quindi doppio pesce nero con un uccelletto. Un uccelletto, se non sbaglio. Quindi in intrigo siamo ancora più forti. Va bene, d'accordo. Sì. Beh, diciamo che mi aspettavo la presenza di diversi uccelletti nel mazzo Guado. Sì, perché almeno un paio dentro tutto. Allora, Jaqen... Jaqen gioca con la vecchia Catelyn. Jaqen gioca con la vecchia Catelyn, una cosa di cui abbiamo anche discusso poi in privato. Lui insomma gioca ha scontato di 4, quindi ancora 5 ori per giocare qualcos'altro. Sì, cosa scenderà? Vediamo se metterà giù un altro nobile con Renon, cosa che gli permetterebbe di accelerare veramente tantissimo. O magari per esempio anche gioca un odor che schifo non ci fa, no, assolutamente. E quindi con 3 ori che gioca anche lui, il maestro Luwin. Vabbè, abbiamo capito che l'intrigo qui è una battaglia di intrigo non passerà tra due mai, tra l'altro è stranissima questa battaglia di intrigo tra due mazzi Stark, che praticamente hanno tirato giù quasi tutto l'intrigo che hanno rispettivamente nei propri mazzi. Esatto, cioè personaggi intrigo standard, almeno diciamo. Va bene, adesso quale sarà la prima sfida che lui andrà a buttare via?
Ecco, adesso il Guado ha come questa caratteristica il fatto di per sfruttare veramente l'agenda, di tendere a fare sempre le sfide, non stare mai in difesa. Sì, però sì, va bene. Allora, forza 3 in intrigo, immagino. Forza col Guado 5, ecco, perché ha le di sopra, quindi penso di sì. Ah, sì, 5, vabbè. Però, Oppa, però dall'altra parte Oppa 6 e quindi poi vince, fa una potere a forza 2. Forza 2 che probabilmente gliela lascerà Vincere ah, no, incontrastata. Esatto, e poi non sarà, farà una militare a forza 6, penso. E Jaqen, vedi, sta tutto in difesa, vince a forza 10. Prende Renon e passerà un punto a Odor. A Odor. E per forza, è l'altro partecipante insieme nella sfida. È giusto, è vero. E lui adesso farà un intrigo. Ci aspettiamo un intrigo. Sì, dai, andiamo a impoverire la mano dell'opponent. Quindi diciamo che primo turno, il fatto di aver fatto partire il suo avversario e soprattutto direi ancora di più il fatto che Alessandro con il Guado è stato un po' costretto, è stato portato a fare tutte e tre le sfide, ha avvantaggiato Jaqen, che ha vinto le due sfide importanti in difesa del primo turno, che sono sicuramente intrigo militare, esatto. E poi ha fatto lui l'intrigo. E adesso via un'economia, vabbè. Però vabbè, c'è l'economia, quindi non è un problema. E come board direi che anche Jaqen si è ripreso la grande, eh? Beh sì, direi che adesso è nettamente in vantaggio. È nettamente in vantaggio come board, eh? Assolutamente. Poi, e anche come... Però adesso vediamo cosa giocheranno come seconda plot. Vediamo un po'. Vabbè, allora, Falling the Banners, accuse sporche per Jaqen, gli piega il pesce nero, Falling the Banners per ora una delle tre sfide è andata a quel paese, quindi Alessandro o tira giù fuori qualcosa in militare, beh, ci aspettiamo insomma che tiri fuori qualcosa in militare, uno Stark, vabbè, non sempre capita, tanti ori. Comunque parte con 5 ori, 5, 6, 7, 8, 9 ori a sto giro, più uno sconto, insomma, dovrebbe riuscire a tirare fuori di tutto l'impossibile e l'improbabile, potenzialmente. Jaqen va in controllo, sconta di casata e di sconticino, paga, non ho ben capito, forse 2 ori. Ah, e gioca Vento Grigio. Vento Grigio. Tanto per... No, ci ripensa. Ci ripensa. Gioca invece Rob Stark, gioca Rob Stark prima di Vento Grigio. Esatto. Lui gli ha fatto vedere Vento Grigio per intimidirlo. Esatto, cioè, che in tutti i sensi per intimidirlo, perché sì, poi cioè, abbiamo... Che arriverà presente il prossimo turno. Sì, tradotto, Lowin è morto, quindi va bene. Poi... Beh, insomma, vediamo come risponde Alessandro, anche lui avrà diverse scelte, vediamo mettere giù anche lui anche Rob Stark, perché, giustamente. Chi siamo noi? Se lo giochi tu, lo gioco pure io. Cioè, quindi qua non ci aspettiamo la militare da parte di Jaqen, in realtà, a questo punto. Mette un... Una copia? Una terza copia di Pesce Nero, sembrerebbe. Mi sembra di sì, perché sotto c'è... Sì, direi testo. Che è la terza copia di Pesce Nero. Vabbè, il Pesce Nero è diventato... deve scendere con qualcos'altro, perché... Ok, con Jory Castle. Jory Castle, che... ci sta, insomma. Più che positiva come cosa. Vabbè, la militare già che mi sa che non la farà mai, quindi vabbè. Esatto. Fa un tentativo di... Sta pensando a come fare... Intrigo a forza 2, giusto per far oppare la Catelyn, tanto per sì. Così, e gliela lascia a Noppo invece, quindi adesso meglio la lascia, gli scatta Osha, una potere a forza 4 con Catelyn, però è un po' una potere a perderla anche qua, un po' così. Vediamo se alla fine non decide di chiamare dei punti, magari con mettendoci dentro. Però aspettiamo, vediamo un attimino che magari... Ok, ci butta dentro anche Rob Stark. Ci sta. Così diventa una potere a 9 che farebbe impegnare tantissimo. Parecchio, quindi penso che la lascerà forse oppata, forse, ma io direi anche di no. Perché vediamo. Altrimenti rischia di non passare in alcune sfide. E qui Alessandro ha sempre poi il problema di dover decidere se avere la possibilità di fare tre sfide o no. Infatti Roppa perdere,
La oppa a perdere. Il problema è che fondamentalmente adesso in una delle sfide lui non entra. Sì, in due delle sfide entra solo in una probabilmente. Forse entra... Entra in intrigo sicuramente. Entrerà in intrigo sicuro, entrerà... fa una sfida, non si sa. Forse una militare, cioè a perdere. Sempre che poi Jacken non decida di fargliela vincere per poi rialzarsi tutto e ciao. Però non capiamo se sia una sfida di potere o di militare. Però Jacken ci sta pensando. Tra l'altro ho notato una cosa, che Jacken non ha pescato di Robb Stark. Penso che sia, sai... Ah già, è vero. Perché aveva Ruin, poteva pescare di Robb Stark. Allora, Oppa a forza. Quindi 4. Oppa vince. Oppa vince. Quindi... Non sappiamo se è militare o potere, ma sta oppando. Secondo me è stata una militare, perché doveva essere proprio una militare sciocchina a forza 2. E effettivamente anche io forse avrei oppato così, per non perdere personaggi. Però adesso perde le altre due sfide, se ha fatto veramente... Questa scelta è stata veramente strana. Perché adesso lui perde le altre due sfide. Se Alessandro si tappa bene, perde le altre due sfide. Però vediamo. Sì, ammesso non concesso che Jacken abbia qualche sorpresina in mano, eh. Non sappiamo come me l'ha montato. No, farà potere. Sta facendo una potere, ma è veramente stupida questa cosa, perché la sta facendo 5. E adesso fa un intrigo. Intrigo a vincere. Mi sbaglio o se Alessandro dichiarava prima l'intrigo che la vinceva, poi poteva dichiarare la potere a forza 7. Sì, vinceva anche la potere. Sì, esatto. Quindi è stata proprio una... O comunque sia, forse andava a perdere la potere, perché no. Questo punto, a quel punto. Ah no, perché tanto aveva Intimide, quindi gli inginocchiava comunque sia. Sansa. No, non ha Intimide perché poi ha Eredi. No. Lady, vabbè, mi confondo. Per sempre, amor di Dio, poteva perdere poi la potere, ma a quel punto prendeva l'intrigo. Sì, ho sbagliato. Cioè, nel senso, comunque guadagnava sempre almeno un punto, due. Sì. Quindi, ha invertito. Colin the Banner versus. Calma su Westeros. Sì. Allora, vediamo un attimino qui chi parte. Probabilmente già che farà partire Alessandro, perché di solito la strategia è un po' questa qua. Gli abbassa potere, ci fa vedere, gentilissimi, che ce lo indicano bene. 5 ore per Jacken da subito, che andrà a quota 8, più uno sconto e uno sconto di agenda. Vabbè, vedremo. Sicuramente abbiamo visto che scenderà... Ecco, sceso vento grigio da anche parte. Di qua, probabilmente scenderà anche di là. Sì. Con due ori vediamo un potenzialmente po' volendo potrebbero togliersi il pescaggio a vicenda. Allora sconta di 3 con la carta a casa, ecco, e gioca vento pagando 2 ori, gioca vento grigio. Comunque è abbastanza speculare qua la differenza la sta facendo il fatto di e avere... gioca Jon Snow, ecco qui, ecco. Io direi che basta, Jon Snow risolve la partita, abbiamo finito con la partita, insomma. Jon Snow risolve, come azione. Come azione in schieramento, Alessandro sposta Redi e lo fa anche. e lo fa anche Jacken per proteggersi i loro maestri Ruin. Anche perché Jacken, ovviamente, gli rende anche di più adesso, perché non solo dà intuizione a Rob, ma dà anche stealth a Jon Snow. Ricordiamocelo, perché infatti, è una di quelle cose che ci si stringe la mano. Spesso. Oh, ci si stringe la mano, e adesso è fatta, direi, Assolutamente, direi che in due trame Jacken potrebbe andare a chiudere. Allora, fa un intrigo? Sembra immagino. Un intrigo a forza 3. Un intrigo a forza 3. Infatti Jacken difende a forza 4. 4, quindi nessuno dei due attiva niente. Benissimo, poi? Tutto sommato, se vuoi entrare in militare io... Vabbè, sarei partito ovviamente con la militare, però... Sì, forse sì. Forse, Da capire, qua, perché... ha buttato via l'intrigo, vabbè, fondamentalmente. Bruciata l'intrigo di guado, insomma, diciamo. Vediamo la seconda. Se fa potere un militare. Che ti dirò. Buttato via per buttato via, forse l'avrei buttato via col maestro Luwin, Però... Farà una...
militare una a questo sfida, punto, immagino. Ci aspettiamo una militare probabilmente. Una forza... Visto che non mette dentro il cane per inginocchiare qualcosa, penso che sia una militare a forza 3. Jaqen decide di oppare con Edda. No, Edda mi sembra una cazzata, infatti oppa con Rob. Chiama Redon, che dovrebbe pescare uno, vediamo se stavolta se lo ricorda. Non se lo ricorda. Jaqen è sportivo, non pesca perché non ne ha bisogno, lui è il re del top deck, quindi non pesca, è troppo pro. Sa di essere sopra, allora per sportività. Per sportività dice, vabbè, giochiamocela un po' alla pari, non pesco. Vediamo un po', è partito una potere abbastanza grossa questa volta. Sì, stavolta particolarmente grossa. Perché visto sono che poi era... 7 e 6, 13, 13. Più altri 6 di... Cioè, 19. È veramente enorme, la oppa a perdere. E adesso farà le sue brave sfidine. E adesso lo rompe. Perché farà intrigo, potere... Lo rompe, vediamo se, e se ha si voglia. Tappa bene per chiamare il massimo dei random possibili. Jaqen, secondo te quale personaggio si sacrificherà per rialzare tutti quanti poi? Secondo me io mi sacrificherei proprio Sansa. Anch'io alla fine sacrificherei probabilmente Sansa in questa situazione. Cioè, tanto ormai fa la sua sfida, che è intrigo, bravissimo. Allora, Alessandro sposta Lady perché ci piace, va bene, d'accordo. Hai sposato Lady? No, scusa, anime. Vabbè, quello che è. Che cacchio sta succedendo? Si è mangiato da solo. Ah, bravissimo Alessandro. Allora, sposta Lady, si mangia da solo per rialzare tutto e per vincere l'intrigo in difesa. Sì. A questo punto però Jaqen risponde con una militare abbastanza grossa stertando, mettendoci anche l'intimide, giustamente. Beh, giustamente, tanto può comunque sia rialzare tutti, certo, tranquillamente dopo. Certo. E a questo punto lui opperà a perdere, si toglie una copia, giustamente, visto che ne ha 8.000. Allora, in ginocchio Robb Stark, Renon passa un punto, diciamo. Poi si mangerà... Si mangia Odor, vabbè. Perde un punto, poteva anche evitarlo, secondo me. Però vabbè, ci vabbè, può forse, stare. Visto che non ci sono ancora morti, il fatto di avere un forza 4 in teo e potere gli piace. Sì. Tanto adesso farà una potere che gli manca solo quella. Una potere particolarmente arrabbiata, insomma. Mettendo nuovamente dentro Catherine, in maniera tale che dall'altra parte non ci possa essere... Non che comunque la possibilità di fare qualcosa, quindi invitarsi qua. Allora, non chiama, allora, non Renon, altro punto di Renon, altro punto chiamato di con esatto. E basta, ha messo il punticino. Sì, basta. Dominance forse di Alessandro? No, neanche. No. Dominance 4. Perché gli ha inginocchiato tutto con la doppia sfida. Sì. Bene, prende il punto Jaqen e adesso gli mancano in realtà pochi punti, perché ne tre. Ha 3 sulla carta casa. 4, ne mancano 3, mi sembra. 8, 4, 8, 9, 10, 11, 12, ne mancano 3 punti, sì. Mi sa che è andata... Hai visto comunque quel Eddard? Sì, Eddard, ma no, infatti adesso lo sto giocando anch'io quell'Eddard. Mi sono rassegnato all'evidenza dei fatti, quindi... Jaqen fa confisca sulla Lady di Alessandro, mentre di qui parte una convocazione per andare a cercare qualcosa. Ma sono cosa? I personaggi... Ora come ora la differenza cosa potrebbe farla? Nemmeno aria con lo stealthatore per riuscire a entrare in qualche anche maniera. Anche se però uno stealthatore comunque gli potrebbe servire. Sì, ma secondo me a questo punto dovrebbe avere giù aria, bene, e quindi se ha in mano ghiaccio forse abbiamo... Sì, forse con ghiaccio sì, perché almeno gli può uccidere Rob. Esatto, Rob morirebbe se entra, perché poi sarà il problema sarà riuscire a fare 3 sfide per far entrare una militare veramente arrabbiata.
che sembra una cosa semplice, ma non lo è, visto che forse farà giusto giusto una sfida a perdere, poi dovrà entrare con tutto in militare e lì non so manco se entra. Allora, qui io la verità è che comunque sia, al di là di quello che prende Alessandro, mi aspetto che già che sia partito lui questo turno. Sì, ma immagino mancano tre punti. Cioè, gli mancano tre punti, rischia di chiuderla. Aggiungi già due Renon più un punto che chiama, ecco, esatto. Mette il terzo Renon. Basta, è finita, basta, la, partita, è finita la partita, perché si tiene un oro e me... Ah, vabbè, dai, per la serie, se pure hai qualche cosa, vabbè, non, è, in non, mano, non cioè... che mi aspetti eventi particolari da parte dello staff. No, però vedi, Milk, ecco, su Milk per togliergli un Renon, ci sta, e anche il rialzamento, diciamo. E beh, adesso già che mi aspetto che sia un maestro vero e proprio, e sposti il Milk su Sansa. Potrebbe anche stare, però la verità è che comunque non gli serve, perché tre punti gli chiama comunque. Due sì, fame sì, più un punto. Sì, però sai, le sorprese non sono mai... Scende anche doppia Sansa dall'altra parte. Doppia Sansa, e vabbè. Però la verità... Sì, la verità è che è finita la partita. Sì, se fa una militare... Ah, fa la militare perché ha lo steltatore e vince così. No, fa la militare perché può attivare l'abilità di Eddard. Perché sì, ma non solo, perché chiama tre punti di Renon che gli bastano avanti. Renon di Eddard, Renon del pesce nero, Renon che Eddard. Non è un Renon, è un'abilità. Infatti, se facesse la potere e l'altro mettesse dentro Catherine, non potrebbe attivarlo, capito? Per questo che probabilmente dichiarerà militare. È quello che dico anch'io. Cioè. Sì, 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 infatti per quello. Infatti, ma infatti anche perché militare. Poi ha uno steltatore a forza 4? Sì, sì, sì. Più l'intin, più ci vabbè. Passa... Vabbè, qui stiamo andando sulla anche... cattiveria brutale, quindi... È proprio per essere sicuro, diciamo. Sì, sì, nel caso in cui non si sa per quale assurdo motivo non doveste vincere questa militare... E invece... Basta, finito. Finito. Eccola qua. Bene. È finita con la militare, ce l'aspettavamo. Bene, quel Eddard comunque ha fatto sicuramente la differenza. Sì, sì, sì. Sì, sì, al di là di come sono partiti, Jaqen ha giocato meglio. Io direi che il Guado, più che altro, condiziona un po' la giocata dello Stark in certe situazioni. Sì, la condiziona anche perché molto spesso lo Stark rischia di dover giocare un po' più sulla difensiva, anche se ha i personaggi per rushare. Sì. Perché in determinate situazioni è meglio avere piuttosto un minimo di controllo sul board per non andare troppo sotto e poi magari partire. Ricordiamoci che comunque sì, non è una casata facile da giocare, anzi con le nuove meccaniche è molto divertente e molto difficile da giocare. Ti costringe a fare un sacco di conti, esatto, è impegnativo. E quindi va bene. Comunque sono stati tutti e due molto bravi, un bravo in particolare comunque lo voglio dare ad Alessandro anche per il coraggio di tentare una via diversa dello Stark. Sì, sì, molto coraggioso effettivamente, sì. E anche interessante sicuramente, non abbiamo visto bene magari tutte le cose innovative del mazzo perché abbiamo visto giocargli sostanzialmente stesse carte che vediamo anche Fedeltà. Immagino che avrà messo anche quei brutti che hanno l'icona Intrigo e che se sacrifichi dai stealth, sì. O magari i menestrelli. Bisognerebbe capire, adesso ovviamente non gli abbiamo visto le carte, però se magari lui poi magari ci vuole raccontare qualcosa sotto il video, è invitatissimo a farlo. E niente, vi salutiamo, con questo è tutto, vi lasciamo i prossimi video del Conclave, dovrebbero arrivare video interessanti nelle prossime settimane e quindi seguiteci, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, di iscrivervi alla nostra pagina Facebook, un saluto. E di non fare come faccio io che non mi sono iscritto da nessuna parte. Ottimo. Vabbè, un saluto a tutti da Massimo, un saluto da Fabio, ciao ciao, ciao.